voglio fare un elogio nei tuoi confronti, perché secondo me Candiani non c'era è un una genio, lista della Lega alle ultime elezioni regionali, non c'era. Sì, però lo spieghiamo, guarda, ti sto elogiando, secondo me tu sei un genio, perché uno che convince i pesci a votare per il pescatore, uno che riesce a formare, questo è Rizzotto, questo è con Salvini, quindi poi ognuno si può andare a informare su quello che ha fatto e su cosa stiamo parlando. Vabbè, io ma voglio se no dire, ti faccio vedere delle Sicilia, fotografie tue con gente Sicilia, che è assolutamente poco raccomandabile. Candiani, ma che cosa vuol dire? Candiani, ma che vuol dire? Ma ascolta, ma puoi andare a vedere tutte le fotografie che vuoi da me, non c'è problema, di sicuro non c'ho gente che si prende 500.000 euro. Facciamo un passetto avanti, vi prego, poi nel frattempo cerchiamo questo signor Rizzotto, si chiama, così capiamo vita, morte e miracoli di Rizzotto. L'operazione, perché no, perché la cosa che non si dice quando si parla della Lega al Sud, l'operazione sta facendo la Lega al Sud e Candiani ne è protagonista, è andare a recuperare vecchi dinosauri della politica, vecchi democristiani di lungo corso, gente che ha bisogno di un... Ma come? Va bene, vai a verificare che messo dentro il gruppo parlamentare. Lei risponde, così Candiani continua ad interromperla. Ma registrate queste parole che sto dicendo, vedrete che siccome la Lega al Sud sta andando a recuperare vecchi avanzi di vecchia politica, che ovviamente non hanno niente a che vedere con la loro storia di leghisti padani e che cercano semplicemente un carro per stare dentro un sistema politico, questa cosa porterà inevitabilmente Corrao nel corso dei prossimi mesi e nei prossimi anni ad una loro implosione. Implosione, fammi finire Candiani, implosione che peraltro è già evidente nel gruppo parlamentare della Lega qui a Bruxelles, dove siccome hanno eletto tantissime persone che sono in realtà centriste, non gli piace questa linea che gli dà Marco Zanni, basata sul sovranismo e basata sull'essere messi alla porta da qualsiasi meccanismo dove, europeo. Ma tanto è vero queste, che hanno un dialogo, tanto è vero che hanno un dialogo aperto e continuativo con Forza Italia. Più con hanno problemi all'interno. La Lega è rinnovamento all'interno della politica italiana, esattamente come Tomás de Torquemada lo sarebbe all'interno della Chiesa Cattolica. Di questo stiamo parlando. È un partito vecchio e radicato al nord, che sta facendo un'operazione di propaganda. Allora, hai sbagliato sul Medioevo prima, hai sbagliato.